Un'importante inchiesta sulla spesa pubblica in ambito sanitario che scuote l'opinione pubblica in un contesto storico come quello dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta di un'inchiesta appunto condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara, coordinata dalla Procura della Repubblica PM Sciarretta e Benigni, il GIP che ha firmato l'ordinanza Nicola Colantonio proprio su richiesta della Procura. Stamattina la conferenza stampa, la presenza del procuratore capo Anna Rita Mantini. Si tratta di tre arresti per un appalto pilotato di oltre 11 milioni di euro riguardante un servizio di residenze psichiatriche extra ospedaliere in tre strutture di Pescara, Penne e Tocco da Casauria. I tre arrestati sono il dirigente del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Pescara, la dottora Sabatino Trotta, poi il legale rappresentante, una dipendente con funzioni di coordinatrice della cooperativa sociale La Rondine, società partecipante al consorzio delle cooperative sociali SGS, vincitore della gara pubblica di appalto appunto volta all'affidamento di queste residenze psichiatriche extra ospedaliere. A queste anche il sequestro di beni per circa 50.000 euro. L'ipotesi di reato, corruzione, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Un'inchiesta durata un anno, culminata con la firma del contratto proprio per l'affidamento di questi servizi, avvenuto di recente, lo scorso 2 marzo 2021. Secondo l'accusa, questa aggiudicazione sarebbe avvenuta illecitamente a seguito di una procedura intenzionalmente pilotata in favore del consorzio abruzzese in adempimento di un pregresso accordo corruttivo stretto tra i due suddetti emissari del consorzio, del dirigente del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL, avente appunto ad oggetto il pagamento di indebite somme di denaro in contanti e altre regalie per oltre 50.000 euro. Si parla di gioielli ma anche di Rolex e anche di denaro. Un'inchiesta importante che ha fatto emergere questioni davvero delicate e scottanti, riunioni, cene e quant'altro anche in barba alle norme anti-Covid. Anche questo è stato sottolineato. Un'inchiesta che va avanti perché ci sono almeno sei indagati, si vuole approfondire ancora più nel dettaglio quanto avvenuto, soprattutto nell'ambito della firma del contratto. Vi lascio a delle considerazioni generali della procuratore Anna Rita Mantini, segnalandovi che le indagini sono solo all'inizio, potrebbero esserci anche ulteriori sviluppi. Parliamo di un appalto di rilevantissimo importo, appalto sanitario quindi, aggiudicato per 11.309.000 euro, importo che mi corre l'obbligo di sottolineare. Dobbiamo anche immaginare una prospettiva di proroga nel tempo fino al valore di 17 milioni di euro, quindi un importo veramente significativo. Per la qualità dei servizi che venivano in qualche modo dedotti nell'appalto, quindi parliamo di gestione di residenze psichiatriche, ospedaliere, case famiglia, con appunto anche gestione di servizi anche diurni, che come evoca la parola stessa afferisce a tematiche di tutela delle fragilità, quelle psichiche, ma in generale appunto di soggetti che comunque per loro stessa natura dovrebbero essere normalmente trattate, gestite con quella particolare cura e attenzione che è proprio ordinariamente l'uomo della strada, ma quindi il giurista si aspetta ancor di più che appunto una struttura sanitaria pubblica possa riversare. A beneficio dei più deboli si dovrebbe offrire un servizio migliore, non un servizio oggetto, come in questo caso, di mercimonio grave, illecito e reiterato.